75 anni e non sentirli. 1948. Nelle edicole c'erano pochissimi fumetti. Quei pochi erano destinati a un pubblico di ragazzi. Vedi il piccolo sceriffo e compagni. A Gianluigi Bonelli venne la brillante idea di creare un fumetto per un pubblico più adulto, quindi uscire dai canoni del solito fumetto per bambini, per ragazzini. E si inventò questo western, Tex Willer, un formato tascabile, piccolino, con poche pagine. 15 lire. La casa editrice a conduzione familiare, editrice Audace. Vengono prodotte le storie di questo leggendario fuorilegge. Nei miei tempi era un ricercato. Non per sua volontà, ma per una sorta di regolamento di conti, aveva subito un torto. Erano stati uccisi dei familiari, lui si vendica. Quindi ricercato da tutti. Il personaggio poi piano piano avrà un'evoluzione. Quindi da fuorilegge si redimerà, verrà riconosciuto innocente e diventerà un ranger. Oggi, 75 anni dopo, un anniversario. Un anniversario, quindi viene proposto questo numero che commemora i 75 anni, 75 anni dell'uscita di questo eroe. Gli splendidi disegni di Claudio Villa, che non è il cantante ma è un grande disegnatore italiano, sia per la copertina che per gli interni. Disegni eccezionali. La storia non l'ho letta, sicuramente leggendo le varie critiche è una grande storia, una gran bella storia. E, che dire, viva la Bonelli! Viva Tex, grande, grande traguardo, 75 anni. Un saluto, alla prossima.